Madre mia Maria, conducimi teco nella grotta di Betlemme e fammi inabissare nella contemplazione di ciò che di grande e sublime è per svolgersi nel silenzio di questa grande e bella notte. Pace e bene a tutti, cari telespettatori di Radio Tele Padre Pio. E come vedete ci avviciniamo sempre di più al Santo Natale e Padre Pio ci sta preparando con i suoi pensieri a questo grande evento dell'incarnazione del Figlio di Dio. Dio si fa carne e venne ad abitare in mezzo a noi dal grembo purissimo di Maria. E il pensiero che oggi ci rivolge San Pio è quello proprio che è rivolto alla Madonna. Noi sappiamo, ne abbiamo parlato in queste trasmissioni, quanto Padre Pio era devoto della Madonna, la mammina bella, la dolce mammina. E allora lui si rivolge a lei, si rivolge a lei in questo pensiero, chiamandola Madre mia Maria, la chiama mamma, perché è la nostra mamma la Madonna. Allora dice, conducimi tu alla grotta di Betlemme. E chi più di Maria poteva condurlo a quella grotta? Lei che le faceva compagnia sempre, gli ha fatto compagnia durante la messa, l'ha accompagnata alla messa, lo dice lui nell'epistolario, quando dice anche oggi, all'inizio del bel mese di maggio, la mammina mi ha preso per mano e mi ha accompagnato all'altare. Ecco, vedete la dolcezza di questa mamma verso questo figlio così prediletto, questo sacerdote prediletto, che è tutta un'immagine di Cristo. E allora qui Padre Pio si rivolge a lei, si rivolge alla mamma, dice, solo tu mi puoi accompagnare alla grotta di Betlemme. Non solo, ma chiede alla Madonna di farlo inabissare nella contemplazione di questo grande e sublime mistero, rivolgendosi nel silenzio di questa grande bella notte. La chiama la bella notte, è la notte di Natale. La notte in cui si attende questo figlio che è nato per noi. Padre Pio come lo attendeva? Lo attendeva nella preghiera, lo attendeva inabissato proprio e chiede aiuto alla Madonna. C'è una apparizione anche qui di Gesù bambino che mi raccontò Fra Modestino da Pietrelcina. Mi raccontò una volta che una notte di Natale una sua figlia spirituale assieme ad altre figlie spirituali di Pietrelcina vennero a San Giovanni Rotondo per partecipare al Natale di Padre Pio. E nella vecchia sacrestia avevano preparato un braciere di fuoco per scaldarsi. E poco prima della mezzanotte Padre Pio scese dalla porta del convento, entrò nella sacrestia vecchia. E ad un certo punto questa figlia spirituale vede una scena meravigliosa, cioè vede Padre Pio in estasi che ha il bambinello sulle sue braccia che piano piano gli accarezzava il volto, la barba. Terminata questa estasi, Padre Pio si accorge che questa figlia spirituale ha visto. Allora le dice, senti, ma tu hai visto tutto? Questo me l'ha raccontato Fra Modestino. E lei risponde, sì padre, ho visto tutto. Bene, gli disse, questo ci fa anche sorridere adesso, se tu parli sino a quando io sono in vita, ti taglio il collo come si taglia a una gallina. E quindi lei stette zitta sino a quando Padre Pio morì e poi lo rivelò a Fra Modestino. Fra Modestino questo me l'ha rivelato.
Questo per farci capire, vedete, il bambino fra le braccia di Padre Pio, che amore aveva verso questo bambino e questo bambino l'amore che aveva verso Padre Pio. Però c'è sempre in mezzo la Madonna, è la Madonna che fa da intermediaria, è lei che lo aiuta a contemplare il bambino. Chiediamo alla Madonna in questi giorni che aiuti anche noi a contemplare il bambino di Betlemme. Pace e bene a tutti.